Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Oggi voglio parlare di come crescere le braccia, in particolare i bicipiti. Come sapete, se mi seguite da un po', io ho sempre avuto un sacco di difficoltà a far crescere i bicipiti proprio perché non riuscivo a sentirli lavorare. Quindi facevo degli esercizi, ho provato qualsiasi tipo di programma, un sacco di volume diverso, frequenza diversa, però non li sentivo mai lavorare. Il giorno dopo non avevo mai i DOMS. Non che i DOMS siano simbolo di crescita muscolare, perché non è assolutamente così, non c'è bisogno di sentire i dolori per crescere muscolarmente, però almeno ti fanno sapere che hai colpito effettivamente il muscolo target, giusto? Io con i bicipiti non è mai stato così, quindi mi sono impuntato tipo 3 mesi fa, quindi appena prima dell'estate, delle vacanze, e volevo, ok, quest'estate voglio veramente colpire gli bicipiti e voglio capire come faccio a crescere. E se guardate i miei ultimi video, devo dire che ci sono riuscito. Rispetto anche a soli 6 mesi fa, le mie braccia sono cresciute parecchio. Quindi, che cosa ho fatto di diverso in questo periodo per farle crescere, che magari potete fare anche voi? Numero 1, sicuramente la multifrequenza. I vostri bicipiti sono muscoli molto piccoli e c'è un sacco di gente, appunto anche ricercatori, che dimostrano che se voi allenate con meno volume, però più spesso nell'arco della settimana, i bicipiti rispondono meglio. Ad esempio, c'è anche Dr. Mike Strater che li fa addirittura 4-5 volte a settimana, e io ho provato questi 3 mesi farli non solo 2 volte a settimana i bicipiti, ma letteralmente farli dalle 3 alle 5 volte a settimana. Chiaramente devi stare attento all'intensità che usi e devi stare attento a modulare il tuo volume. Alla fine di questo video breve ti darò appunto un programma magari strutturato apposito. Quindi questa è la prima cosa: invece di distruggere un giorno a settimana o 2 giorni a settimana, lo dividi su 3, 4, 5 giorni a settimana se riesci ad andare in palestra così frequentemente. Numero 2, sceglievo sempre degli esercizi che erano abbastanza standard, gli esercizi classici che vediamo, quindi magari il curl col bilanciere, bilanciere Z, manubri, tutte queste cose qua. Però ho notato che il mio problema qual era? Che la mia spalla prendeva molto del carico. Anche quando facevo il bilanciere, la mia spalla tendeva a venire davanti e a sollevare il carico. Ho provato a diminuire il carico che usavo, ma comunque sentivo anche che la spalla entrasse in gioco, proprio perché la spalla, in questo, quando facciamo i bicipiti, sta in una posizione dove riesce comunque a sviluppare un po' di forza. Quindi mi sono messo come ingegnere, che cos'è che ho fatto? Ho provato a trovare degli esercizi che ho sentito che colpissero esattamente per me il bicipite senza coinvolgere troppo la spalla. Ho trovato 2 esercizi, diciamo, principali. Il primo è un esercizio che è a metà tra l'essere un normalissimo dumbbell curl per i manubri e il hammer curl, quindi con la presa neutra. Questa è una via di mezzo, quindi una presa semi-neutra, diciamo. In più mi sono messo bene con le scapole retratte e indietro, ho veramente provato a isolare quel bicipite, e con questo esercizio ho notato appunto che andava a colpire veramente il mio bicipite senza colpire, senza coinvolgere troppo la spalla. Secondo esercizio, secondo me perfetto, almeno per me, era di fare una sorta di concentrated dumbbell curl, quindi curl concentrato, però appoggiando il manubrio a terra e risollevando solamente col bicipite. Anche qui togli proprio la spalla dall'equazione, perché stando in quella posizione non riesce a generare forza, quindi l'unica cosa che alza il carico e alza il peso è proprio il bicipite. Quindi questi sono 2 degli esercizi che ho iniziato a fare. Quindi il tip è: trovate gli esercizi che funzionano per voi, ok? Non seguite uno su Instagram che fa qualsiasi tipo di variazione strana. Se voi non sentite l'esercizio, dovete cambiare, dovete testare, provate diverse impugnature, trovate gli esercizi che vanno a colpire per voi. Il curl tanto fa sempre la stessa cosa, però se voi riuscite a trovare un'impugnatura che è un pochino diversa e però sentite che lavora bene i bicipiti, avete fatto centro. Numero 3, questo punto va direttamente a concentrarsi sul prossimo, che è la mind muscle connection. Voi quando fate i bicipiti dovete pensare ai bicipiti. Lo so, sembra strano, però un sacco di gente vedo che va in palestra e pensa solamente a contare le ripetizioni, vai dentro e dici, ok, oggi ho 3 serie da 10, iniziamo 1 2 3 4, e inizia a contare le ripetizioni. Non è così. Ogni singola ripetizione deve contare. Per farla contare voi dovete mettere tutta la vostra potenza mentale nel vostro bicipite per sentire quel bicipite contrarre, e non dovete pensare a fare solamente le 10 ripetizioni, dovete pensare a sentire ogni singola ripetizione. Sembra una cavolata, sembra una cosa pro, però vedrete che se iniziate a farlo, vedete che attivate i bicipiti molto molto meglio e a lungo termine otterrete quella crescita. Quindi mind muscle connection, focalizzate tutta l'attenzione sul bicipite e fate sì che ogni singola ripetizione conti per bene.
Passiamo poi al prossimo punto, e questo è importantissimo: volume totale settimanale. C'è chi fa troppo e c'è chi fa troppo poco. Un programma, diciamo, standard, provate a fare 3 serie di bicipiti 3 o 4 volte a settimana, diciamo serie dirette, ok? Quindi questo sarebbe un totale di 9-12 serie di bicipiti a settimana. E voi contate le ripetizioni che fate, il carico che utilizzate. Vedete se la settimana dopo progredite, fate una ripetizione più, un carico di più. Allora lì potete iniziare a fare 4 serie di bicipiti a sessione a settimana. Pensate al volume. Io inizierei tra il 9 e il 12 set settimanali. Se siete un pochino più intermedi, un po' più avanzati e rispondete bene al high volume training, potete provare a spingere il volume un pochino più in alto, fino a 15 serie settimanali, anche fino a 18 serie settimanali dirette per i bicipiti. Non andate subito a 18 serie, perché poi se non progredite, non riuscite ad aggiungere ripetizioni o carico, non serve a niente, state facendo junk volume, non state recuperando in tempo. Quindi molto importante, iniziate dal basso, progredite verso l'alto, va bene? Una sorta di ondulazione di questo volume. Ultimo punto, l'intensità. Io ho notato, all'inizio facevo un sacco, se vedete i miei video di 3 anni fa, facevo anche 20 kg i curl, va bene? Non li facevo benissimo, però usavo 20 kg di manubri. Adesso ne uso 12, massimo 15. Per quale motivo? Perché già andate a colpire il vostro bicipite con i movimenti pesanti, se fate schiena, giusto, il bicipite comunque è coinvolto. Quindi a sto punto, quando voi andate a isolare, io di preferenza tendo a scegliere un carico più leggero, adesso sapendo tutto quello che so. Quindi andrei magari per la prima seduta tra le 8 e le 10 ripetizioni, ok? La seconda magari tra le 10 e le 14-15, e la terza potete andare dalle 15 alle 20, va bene? Tanto è stato dimostrato che tutte queste rep range aumentano la massa muscolare, aumentano l'ipertrofia muscolare. Poi se voi notate che su uno di questi 3 rep range crescete di più, o comunque sentite di più lo stimolo, avete un pump maggiore, vi piace di più allenarvi così, allora focalizzate molta dell'attenzione sul rep range. Quindi metti che tu, io ti dico di fare 8-10 la prima, 10-15 la seconda, 15-20 la terza, però tu con 8-10 non senti praticamente pump, con 15-20 non senti pump, tra 10-15 invece pump assurdo, senti benissimo la connessione, ti piace allenarti in quel range, allora ti direi va bene, allora prossimo mesociclo fai soprattutto 10-15 ripetizioni per i tuoi bicipiti, ok? Quindi anche da qui dobbiamo individualizzare, dobbiamo capire il soggetto a cosa risponde meglio e cosa risponde maggiormente. Quindi questi sono tutti i punti che io ho iniziato a fare. Se volete un programma tipico, comunque quello che sto seguendo io, ad esempio faccio bicipiti 4 volte a settimana e faccio dalle 3 alle 4 serie ogni singola volta. Tengo 2 o 3 movimenti, ok, quei due che vi ho mostrati, e ce ne aggiungo uno che a volte è con i cavi, così che ho una tensione diversa sul muscolo, abbiamo una tensione diversa sul range of motion diverso. Quindi faccio questo 4 volte a settimana e penso a progredire, quindi da ogni singola sessione provo a fare una ripetizione in più. Una volta che riesco a fare una ripetizione in più, passo al carico successivo. Però dovete capire che la progressione sui bicipiti, come sui deltoidi laterali, sono muscoli piccoli, non potete aumentare i 2 kg ogni singola sessione, perché non ha senso. Non è che, sennò vedreste tutti che fanno 30-40 kg di bicipiti, ma non è così, ok? Quindi spero vi sia piaciuto un sacco queste tips, lasciatemi un bel like, io penso che torno a fare un bel po' di video, ragazzi, quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se volete che parlo di altre cose, e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti, a presto.